Ciao a tutti e bentornati su Quadricottero News. Come forse saprete, il Tello ha l'altezza limitata a 10 metri, però esistono delle app, anche gratuite, ad esempio Alt Limit Setter su Android, che permettono all'utente di settare un'altezza a piacere fino al massimo di 30 metri. Quindi oggi noi proviamo questa app con il Tello a 30 metri di altezza massima e vediamo se li raggiungerà. Nella prova precedente avevamo provato il Mi 2, lo Xiaomi Mi 2, che di default può arrivare fino a 25 metri di altezza. Effettivamente è arrivato a 25 metri di altezza, mantenendo perfettamente la posizione grazie ai sensori ottici che leggono il terreno. Oggi quindi vediamo se anche il Tello a un'altezza superiore a 10 metri riesce a leggere il terreno e a mantenere la posizione. E senza extender Xiaomi, l'avevamo già provato l'altra volta. Tra l'altro è sul terminale Android, quindi dovrebbe fare degli scattini, non è su iOS dove funziona meglio. Adesso in questo momento è in modalità normale, quindi dovrebbe stabilizzare il video. Andiamo più in alto. Ok, già c'è segnale che posizionamento allora proviamo ad andare più in alto. Allora, io con l'app ho sbloccato l'altezza massima, quindi come si vede siamo a 12 metri. Molliamo gli stick, vediamo se mantiene, e mantiene la posizione. Molliamo gli stick, siamo a 18 metri e anche il Tello mantiene la posizione. Andiamo ancora un po' più in alto al massimo. Addirittura siamo a 27 metri addirittura. Però sta perdendo, quindi è meglio scendere subito se non lo perdiamo. Ok. Devo dire che anche il Tello se la cava bene. Peccato per il wifi che non registra on board il video, però riesce a mantenere ottimamente l'altezza. Bene, abbiamo visto che anche il Tello ha la capacità di leggere il terreno a 20-25 metri di altezza con una punta massima di 30 metri, ma già a 30 metri perde la capacità di mantenere la posizione, quindi io consiglio di fare questa modifica soltanto se si utilizza con un extender wifi, altrimenti se perde la connessione wifi e non riesce a leggere il terreno, non riesce a mantenere la posizione e inizia ad andarsene per i fatti suoi e si rischia di perderlo. Grazie a tutti, alla prossima prova con Quadricottero News.